Show News a cura di Francesco Ghignola. Morgan ritorna a X Factor. In giuria confermati Ambra, Darken e Fedez. Conduce Michelin. A settembre su Sky and Now partirà la 17ª edizione di X Factor. E la squadra dello scorso anno è stata quasi totalmente riconfermata. Quasi, perché c'è un'eccezione davvero clamorosa: il ritorno di Morgan. Se tra i giurati ritrovano infatti Fedez, per lui è la settima volta, Ambra Angiolini e Darken D'Amico, entrambi per la seconda dopo il debutto del 2022. Al posto di Rocconi, al bancone ci sarà il discusso e geniale musicista, che in passato è stato già molte volte giurato del Talent Show nelle prime tre edizioni su Rai 2 tra il 2008 e il 2009 e poi altre quattro volte su Sky tra il 2011 e il 2014, 9 anni dopo, durante i quali è stato tra le altre cose anche giurato il coach di Amici e il coach di The Voice of Italy. Lo ritroviamo allo stesso posto. Fedez e Morgan hanno diviso il bancone una sola volta, nel 2014. Alla conduzione è stato confermato per il secondo anno Francesco Michelin. Io avrei detto più che coach, direttore artistico, visto che coach sarebbe direttore tecnico degli sportivi. Brangiolini sta diventando una bella donna. 46, un anno. Qualche anno meno di me. Darken D'Amico, 42. Francesco Michelin, 28. Fedez, 33. Morgan, 50. A Cannes la Palma d'Oro va a una regina francese. A una regista, scusate, francese. C'erano tre italiani in concorso a Cannes: Nanni Moretti, Elis Rowatcher, scusate, e Marco Bellocchio, ma sono rimasti tutti a bocca asciutta. La Palma d'Oro, infatti, è andata ad Anatomie d'una cut della regista francese Justine Triet. Il Grand Prix speciale della giuria è stato vinto da The Zone of Interest dell'inglese Jonathan Glazer, migliore attore, il giapponese Koji Yakusho e la turca Merve Dizdar. Justin Triet, 44. Amadeus, Fiorello e lo scherzo in TV sul Festival del 2024. Lo showman aveva detto a Viva Rai 2 che l'amico forse non avrebbe fatto Sanremo. Ma il direttore artistico replica: lo sto già preparando. Tutto comincia bene al 26 maggio, quando durante una puntata di Viva Rai 2 Fiorano getta la bomba. Ho sentito ieri Amadeus e mi ha detto una cosa: non so se farò il prossimo Sanremo. Proprio così, non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Apriti cielo. In poche ore i siti web e i giornali sono già pieni di titoli che ipotizzano una fine dell'era AMA al festival. Dell'era Amadeus al festival. A rendere la notizia plausibile, forse c'è il clima complicato che la Rai sta vivendo dopo l'abbandono di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Quest'ultima in opposizione al governo e alla nuova amministrazione Rai guidata da Roberto Saggio. Il commento di Amadeus non arriva e così Fiorello chiarisce il giorno dopo, stavolta TV Talk su Rai 3. Vi sembra reale che non faccia il suo quinto Sanremo? State scherzando, lo fa, lo fa. Se glielo chiedono, fa pure il sesto. Ha detto spiegando che proprio l'amico era l'obiettivo della burla. So che Amadeus il venerdì non guarda il programma, mi piace fargli gli scherzi.
Ho detto, spariamo alla grossa e vediamo cosa succede. Infatti poi mi ha chiamato dicendomi, Ciuri, ho 60 messaggi. Shuri, ho 60 messaggi, cosa hai detto? Mi hai rovinato il weekend. La telefonata di Amadeus è arrivata infine martedì 30 marzo, sempre in diretta a Viva Rai 2. Ma rassegnerai a loro o vogliono epurarti? Gli ha chiesto ironicamente Fiore e lui rimango volentieri e sto già lavorando. Serenamente al prossimo festival con l'amministratore delegato e con tutta la RAI. Ogni dubbio è sciolto e Amadeus tornerà a trovare un amico nell'ultima puntata dello show il 9 giugno. Amici da sempre, a sinistra fioranno. Scusate, c'è un riflesso allucinante. Amici da sempre, a sinistra fioranno con Amadeus. 60 a Sanremo nel 2022, sotto i due nell'ultima apparizione di Amadeus a Viva Rai 2 a febbraio. Ligabue, arriva un nuovo album dedicato a noi, il titolo del nuovo album di inediti di Luciano Ligabue in uscita a settembre, a quasi 3 anni dall'ultimo, intitolato Seven. Sarà il 14 disco in studio della Rocker. Conterà il singolo già uscito Riderai e arriverà dopo l'atteso tour che a luglio riporterà Liga negli stadi. Il 5 a San Siro, Milano, e il 14 all'Olimpico di Roma, Ligabue, 63 anni. Al Pacino sarà papà, all'età di 83 anni, dopo Robert De Niro, che ha avuto un figlio a 79 anni. Al Pacino rinuncia con i suoi 83. La compagna Nora Al-Fallah, ex di Mick Jagger. È incinta già all'ottavo mese. Pacino non si è mai sposato, ma ha già 3 figli. Julie Marie è nata nell'89 dall'insegnante di recitazione Jean Tarant. E poi nel 2001 ha avuto 2 gemelli, Anton James e Olivia Rose, dall'attrice Beverly D'Angelo. Nora Al-Fallah, 29 anni, Al Pacino 83, minchia sta gente scopre come dei conigli. Salame e tortora, nonni sul set. Si intitola La guerra dei nonni. Il film di Gianluca Ansanelli con Vincenzo Salame e Max Tortora che si sta girando in questi giorni a Roma e dintorni. Le riprese dureranno 5 settimane. La trama vede Salame nei panni di un nonno premuroso e attento che si scontra con Tortora, più chiassoso ed esuberante, pronto a infrangere le regole di casa pur di viziare i nipoti. Vincenzo Salame, 65, Max Tortora, 60, Gianluca Ansanelli, 48. E direi che per il momento ci possiamo fermare qui.